La storia, no? Che No. stiamo parlando, c'è il tesoro di Giovanna di Archi. Dai, questa è famosissima da Lo parte so, nostra, lo che so. del 1200 sta regina era cattivissima e aveva nascosto questo tesoro che sta sotto a Pallane. Dice che c'è un tunnel che da Archi va sotto a Pallane e va là, insomma, c'è sta sto tesoro. Però è protetto dal demonio, quindi tu devi lasciare l'anima se vuoi queste cose. Questo me lo raccontava una vecchietta che stava davanti a casa mia, no? Allora una volta gli ho detto, allora andiamo insieme, tu vuoi la vecchia, tu dai l'anima Io e mi prendo. prendi il tesoro. Era quello il significato. Sarei contati che storie di un tempo assai lontane, chiuse dentro la memoria della gente più anziana, sopra gli erbi usci in cima, un manetto per tenere non re, ma la regina in un nome del Giovanna. Quattro mura attostava un castello che faceva una paura per com'era grossa e bella, più fatte più curiose storie vere o fantasie, la leggenda non era posta ma fa ancora meraviglia. Dice ancora tanta ditte cada ieri a Pallane, in un passaggio corre dritto sotto a terra niera tale stenna scosta in un tesoro esce un passaggio in che per luoghi sorde d'ore ma scelse fu passaggio intra dentro la fessura tra le prete del mondo inzia mette né paura gna poi tu pesciste pronte lo diavolo esce fuori e ti dice a voce lenta se tu togli lo tesoro lascia l'elma se no niente gna ste cose sanno niente ma andavi riquadrare diceva in tutta fretta faccio una proposta tale e in simbra a pallene tu vedo che lo fuori lesse tu nel massatene e i via lo tesoro e spunette una risata caso vecchie lo vere all'autunno sono arrivate ma a pallene giorno e sera per quando ebbi le ste fritte nel marenghe nel duplone ci ste sole prete fritte e lo pare di chiunque.